Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me, e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava e diceva: Paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Bentrovati da Don Matteo Prettico. Ecco allora che Pietro fa una provocazione a Gesù: Maestro, quante volte devo perdonare mio fratello? Fino a 7 volte? Numero della pienezza, numero che dice già un compimento. E Gesù, che ci ha abituato a non darlo mai per scontato, dice: No, Pietro, non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Un numero immenso, che però nella numerologia mi dice tutto l'infinito, oltre la pienezza del tutto. Ecco allora che questo è il perdono che io devo dare al mio fratello. Ma perché? Molto semplice. Perché Dio mi perdona così. Perché io vorrei essere perdonato così da Dio. Chi di noi non desidera essere perdonato? Quante volte noi non fatichiamo perché siamo esseri umani e come tali siamo fragili, e quindi quante volte fatichiamo a non sbagliare, a cercare sempre di essere giusti, ma non ce la facciamo sempre. San Paolo dice: faccio il male che non voglio anziché il bene che voglio. Ecco, noi siamo fatti così, e quante volte desideriamo che il mio fratello ci possa comprendere, ci possa capire che siamo fragili, che sbagliamo. E quanta fatica invece noi facciamo a vivere la stessa cosa con l'altro, sempre pronti a giudicare, sempre pronti a puntare il dito, sempre pronti a dire alle spalle quella parola che uccide più di una lama. Ecco, Dio, che non segue la mia logica appunto retributiva, ossia hai fatto questo quindi ti meriti questo, Dio che non segue questa logica, ma segue la logica dell'amore, che non è la realtà, vogliamoci bene,
una cosa molto più grande, perché l'amore di Dio è salvezza. Dio mi vuole salvo, e questo è il desiderio di Dio, vedermi sempre salvo. Ecco, Dio che segue questa logica, a lui non importa di perdonarmi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette volte, no, 70 volte sette, lui vuole vedermi salvo. E quindi quando noi ci rivolgiamo a Dio, sappiamo che se realmente io sono pentito, lui non esita e non esiterà mai a salvarmi dalla mia colpa, perché non è la mia colpa che mi determina. Dio ha uno sguardo ben diverso. Non è l'errore che mi determina per lui, ma proprio il fatto di essere suo figlio. E perché noi allora dobbiamo determinare gli altri per l'errore che hanno fatto, se si sono dimostrati pentiti? E perché, anziché il giudizio, il puntare dito e il pettegolezzo, non proviamo a pregare affinché quella persona si ravveda e possa provare dolore e pentimento per l'errore che ha commesso verso di me? Perché non usiamo una logica cristiana? Allora, forse cambierebbe tutto. Forse, come dice la liturgia, veramente la vendetta viene disarmata dal perdono e costruiremo quella pace, quel regno di Dio che il Signore, a prezzo del suo sangue, ha consegnato a ciascuno di noi affinché potessimo essere operai in questo regno. Iniziamo a guardare così il nostro fratello, come mio compagno di umanità, mio compagno di fragilità, che ha nel cuore il mio stesso desiderio di essere compreso e perdonato. Vi dico che non solo cammineremo più speditamente nel cammino della santità, non solo faremo una cosa gradita a Dio, ma vivremo anche meglio noi. Avremo un cuore svuotato dal rancore e un cuore più libero, è un cuore più libero, è un cuore capace di innalzarsi di più alla contemplazione del volto di Dio. Che questo tempo di Quaresima che ci resta ci aiuti proprio in questo percorso di perdono. Arrivederci.